dicevo, sono un giornalista, da molti anni cerco di raccontare quel pezzo di paese che non viene raccontato dai media. Avevo iniziato nel 2012 con un viaggio in camper di 7 mesi alla ricerca di quest'Italia che cambia, che non era altro che un pezzo di paese che di fronte a un problema non si chiede se ma come. Come posso fare a cambiare le cose, no? Quindi non ho interessanti prospettive per il futuro, ma progetti concreti, tanto che il libro che racconta questa esperienza si chiamava Io faccio così, cioè non vorrei ma sto facendo così, noi facciamo così, nonostante la crisi, la mafia, mia mamma non mi capisce, non c'ho i soldi, io faccio così, no? E ero partito con l'idea di stare in giro 2-3 mesi, sono stato in giro 7 mesi e 7 giorni in tutta Italia, centinaia di progetti incredibili, meravigliosi, che funzionavano, non idee, ripeto, progetti reali. Sono tornato a casa dicendo, cazzo, mi hanno sempre preso in giro, cioè il paese è infinitamente migliore di come pensavo. Ho chiamato tutti i miei amici e colleghi giornalisti con cui avevo fatto altri progetti, è nato Italia che cambia. Poi approfondiremo comunque Italia che cambia, che è un giornale web dal 2013, e molte altre cose, ma è anche un giornale web dal 2013, ho continuato questo viaggio, quindi siamo adesso 10 persone che cerchiamo di raccontare costantemente questa Italia. Siamo arrivati in Piemonte, perché? Perché dopo aver fatto tutto questo lavoro ci siamo detti, siamo 10, facciamo un grande lavoro, ma l'Italia è costellata di centinaia, migliaia di progetti incredibili, non ce la faremo mai a starci dietro, dobbiamo entrare nei territori, no? E il Piemonte è il primo progetto regionale d'Italia, iniziamo da qui perché per molte case il Piemonte è una regione capofila di questi mondi, no? Pensate al movimento della decrescita, Slow Food, Arduino, oppure il Kaizen, adesso sto andando a memoria, gli ecovillaggi, tantissime esperienze di approcci diversi che sono diffuse in tutta Italia, hanno nel Piemonte un suo cuore. E poi non a caso il mio viaggio nel 2012 era iniziato dal Piemonte, no? Quindi spesso la vita ti ripropone anche dei percorsi. E Piemonte che cambia perché abbiamo deciso di entrare nei territori appunto per cercare di fare a livello regionale, partiamo da qui ma nei prossimi anni vorremmo entrare in ogni regione, quello che è stato fatto a livello nazionale, ovvero raccontare giornalisticamente articoli, video, libri, mappare, su Italia che cambia abbiamo mappato 1800 progetti, ma noi vorremmo arrivare entro breve a avere 1800 solo in Piemonte, e non è assolutamente folle come idea perché è veramente impressionante la quantità di cose che ci sono, quindi raccontare, mappare e mettere in rete. Quando diciamo mettere in rete non ci riferiamo alla rete web in questo caso, ma alla rete di persone. Non ci riferiamo a una rete strutturata, con organismi, statuti, eccetera. Ci riferiamo a degli strumenti che aiutino le persone a collaborare per determinati obiettivi, quando lo si vuole, senza litigare, valorizzando le diversità. Va bene tutto, va bene che fare rete concreta sul territorio. Quindi incontri, abbiamo costruito una piattaforma, Piemonte che cambia, .org, che poi vedremo, piemonte.ricambia.org, che contiene tutte queste cose, compreso la possibilità di iscriversi, mappare, inserire realtà, inserire eventi, segnalare progetti, ma anche ci sono quelle che noi chiamiamo le sedi offline, che non sono sedi nostre fisicamente, sono dei luoghi che scelgono, vedremo se qualcuno qui a Cuneo vorrà farlo, una volta a settimana simbolicamente di aprirsi e di dire il mio negozio, il mio ufficio, la mia associazione,